tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il maltempo non dà tregua, grandine, vento e pioggia segnalati in molte località dell'entroterra pesarese, danni anche alle automobili. Emergenza furti nei cimiteri fanesi, oggi il nostro viaggio prosegue in quello centrale dove la situazione è intollerabile. Nonostante il maltempo, i concessionari di spiaggia sono al lavoro per l'arrivo della bella stagione. Al Festival del Gelato di Pesaro presentato un nuovo gusto e il gelato al bianchello d'autore. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione con il telegiornale Occhio alla Notizia, che questa sera si apre con l'intensa fase di maltempo che è in atto da circa un'ora su gran parte della nostra regione, anche se qualche acquazzone si è, come vedremo, più tardi si è verificato anche nel primo pomeriggio in diverse località costiere. Dicevamo del maltempo dell'ultima ora, questo cielo che è diventato improvvisamente plumbeo, grigio, scuro e che in questi minuti sta buttando giù, facendo cadere pioggia, vento e anche grandine. Grandine che ha provocato anche disagi e danni, soprattutto alle automobili. E allora, pioggia battente sta cadendo a Lucrezia di Cartoceto, in molte zone dell'entroterra, ma per fare il punto della situazione, come sempre, ci colleghiamo con il nostro esperto meteo, Francesco Cangiotti, di geometeo.it. Buonasera, Cangiotti. Sì, buonasera, direttore. Allora, qual è la situazione? Erano previsti questi temporali, mi pare, lei l'aveva pubblicato anche sul portale di Geometeo. Insomma, quanto durerà questa fase di maltempo? Ecco, diciamo che nella giornata di oggi è transitato sul nostro territorio questa goccia d'aria fredda in quota che appunto ha attivato queste diffuse condizioni di stabilità che si sono manifestate poi con questi rovesci temporali localizzati, ma che a tratti hanno assunto anche carattere di forte intensità. Anche nella giornata di domani ritroveremo ancora questa instabilità che sarà abbastanza presente soprattutto nelle ore pomeridiane e sui settori appenninici, anche se, come si è verificato poi nella giornata odierna, nel corso del pomeriggio questi nuclei temporaleschi poi tenderanno a sconfinare anche sulle zone costiere. Però ecco, con domani questa fase di maltempo giungerà al termine, infatti poi a partire da venerdì e ancora più nel fine settimana è previsto un graduale aumento del campo barico che appunto determinerà non solo delle belle giornate di sole ma anche un progressivo aumento delle temperature. Infatti in questi giorni anche i valori termici sono di qualche grado al di sotto della media e via via nel corso del fine settimana tenderanno ad aumentare portandosi su valori più tipici di questa stagione. Allora io le chiedo un attimo Cangiotti di rimanere al telefono perché intanto mi sono spostato qui nella postazione del touchscreen perché stiamo adesso faremo vedere ai nostri telespettatori a casa la nostra pagina reporter dove ci sono le segnalazioni con quello che sta succedendo praticamente in tempo reale, le immagini, anche la grandine. Ecco Cangiotti, il pericolo di grandine potrà continuare ancora nelle prossime ore oppure possiamo dire che è finita? Perché la grandine, abbiamo delle immagini, insomma, era piuttosto importante, come delle noci. Ma diciamo che con l'apice di questi fenomeni temporaleschi appunto che sono stati associati anche alle grandinate tenderà poi ad esaurirsi nelle prossime ore, questo perché poi con la mancanza del soleggiamento anche l'energia che poi tendono ad assorbire questi nuclei temporaleschi sarà minore, quindi di conseguenza anche i fenomeni tenderanno un po' ad attenuarsi via via nelle prossime ore e poi a diminuire durante la notte, mentre nella giornata di domani ritroveremo una situazione similare a quella di oggi, quindi
per domani pomeriggio ci potrà essere ancora la possibilità di questi fenomeni temporaleschi che qua e là potrebbero dar luogo anche a qualche grandinata, quindi ecco, ancora attenzione per le prossime 24 ore, poi come dicevo da venerdì via via la situazione sarà decisamente migliore. Bene, grazie allora a Francesco Cangiotti di geometeo.it, grazie per questi aggiornamenti. E dicevamo che la situazione del maltempo ha interessato anche per esempio Fabriano, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo di 63 anni colpito da un fulmine in una frazione di Rucce, sempre appunto Rucce di Fabriano, in provincia di Ancona, dove stava infuriando un violento temporale. Il 63enne è stato raggiunto, come vedete dalle immagini, dai soccorritori su una cresta al confine tra Marche e Umbria. Sul posto anche un'eliambulanza che lo ha prelevato e trasportato all'ospedale di Fabriano. È stato sempre vigile e collaborativo ed è in buone condizioni di salute. Sorpreso dalla pioggia durante una passeggiata con un amico, ha raccontato di essersi rifugiato sotto alcuni alberi. Buona parte dell'entroterra delle Marche, anche nella giornata di ieri, è stato colpito da questa ondata di maltempo. A Caldarola, una vera e propria bomba d'acqua con fulmini, tuoni e grandine ha provocato vari allagamenti, compreso lo scantinato di una scuola, e provocato disagi alla viabilità. Invece oggi un violento improvviso acquazzone si è abbattuto nel territorio tra Montemarciano, Senigallia e Ostravetere, provocando disagi e allagamenti. È successo nel primo pomeriggio di oggi, alcuni sottopassi tra la statale 16 Adriatica e il lungomare a Marina di Montemarciano e Marzocca di Senigallia sono stati chiusi perché allagati. Fango invece sulla strada provinciale 360 Arceviese, in un tratto tra Senigallia e Ostra. E sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento senigalliese per mettere in sicurezza la zona. La carreggiata stradale invasa da acqua e fango proveniente dai campi limitrofi, evento che ha causato anche un tamponamento tra due vetture, ma possiamo dire che insomma per fortuna non ci sono stati feriti. Dicevamo della grandine, torniamo un attimo ecco in studio. La grandine sulla nostra pagina Reporter di strada, ecco, tanto per farvi capire, vedere un attimo com'è questa grandine. Qui siamo a Calcinelli di Colli al Metauro e questa è la grandine che è caduta si è infilata appunto lì ed è piuttosto grande. Bene, chiudiamo la pagina del maltempo e adesso apriamo invece quella già annunciata ieri dopo il servizio che vi abbiamo mostrato sugli atti vandalici al cimitero di Rosciano di Fano. Il nostro viaggio continua, prosegue e questa volta la nostra troupe è andata al cimitero centrale di Fano, dove la situazione non è affatto migliore. Lì ogni giorno ci sono furti, si registrano furti, la gente è esasperata e a nulla sono valsi gli appelli rivolti all'amministrazione comunale di installare delle telecamere di videosorveglianza. È capitato di sentire che qui al cimitero centrale qualcuno porta via fiori? Sì, l'ho sempre sentito dire. Sempre? Sempre. Da quando? Più li metti belli e più te li rubano. Ma specialmente chi fissi. Ah. Quelli finti, sì, ha capito? Sì. Ci sono belli da comprare. Sì. Ma è meglio non comprarli. Perché appena uno li mette qualcuno... E c'è chi ce li ha presi, Sì, eh? Sì. Ogni tanto si becca qualcuno sul fatto. Sì, sì. Spiacevole come cosa, sì, no? Sì, molto. Tanto uno viene in questo posto per... Eppure no? C'è chi è che c'ha quella mania lì. Le è capitato di sentire di furti sulle tombe, di fiori, di materiali? Sì, sì. Anche recentemente? Sì, però nel mio caso no. No, però da altri è successo. Sì, anche nelle cose vicine. Cosa portano via assolutamente? A me mi hanno preso il coso, il lumicino. Con la batteria. Anni addietro sì. Sì. Anche nella mia tomba del mio figlio. Mm. Hanno preso delle rose. E purtroppo insomma succede. Succede. Ultimamente invece? No, ultimamente no. Ma è da una vita che succede. Da una vita così? Sì. Che brutta abitudine. Sì. No, è uno schifo. Perché vai a prendere cose da chi non si può difendere.
Cosa vi dicono? Sì, ci rimangono male? Ci rimangono male, sì. Fa rabbia perché ci si rimane male, sembra che è proprio una mancanza di rispetto. E devo dire che questa cosa non è dei giovani. Queste sono persone grandi e se sono grandi che non hanno rispetto non possono pretendere che dopo ce l'hanno i giovani. Le è capitato di sentire che portano via fiori, materiale dalle tombe qui nel cimitero? Speriamo di no, io sono di Tavernelle, né che... A lei non è capitato recentemente? No? Qui da noi, dove è sepolto i nonni, i bisnonni miei, no. Però si sente che la gente qualche volta dice che portano via i fiori, cose. Comunque succede anche a Serungarina, né che è solo qui. Sì, è un'abitudine... A Fossombrone. No, sono cose brutte perché... Cosa ci fanno quei fiori rubati su una tomba? Che significato c'ha di rimettere su un'altra tomba? Esatto. Cioè non c'ha nessun... È meglio che sta senza, guarda. Qua quel coso lì. Certo. È una cosa bruttissima che succede, ma non solo qui a Fano, dappertutto. Questa dunque è la situazione al cimitero centrale. Noi abbiamo preso l'impegno di andare avanti perché riceviamo quotidianamente accorati appelli da parte di persone che hanno i propri cari nei cimiteri, gente che chiede un minimo di sicurezza. Certo, le telecamere non risolveranno definitivamente il problema, però potrebbero essere un deterrente, essere... sotto l'occhio vigile della telecamera potrebbe certamente far desistere le persone malintenzionate e ce ne sono tante come avete sentito, quindi andremo avanti e nei prossimi giorni vedremo un po' se si riuscirà a risolvere questo problema. E cambiamo argomento perché anche se, come avete visto all'inizio del nostro telegiornale, il maltempo la sta facendo ancora da padrone, insomma, l'arrivo della bella stagione è comunque un fatto certo e quindi è solo questione di giorni, come abbiamo sentito anche poco fa dal nostro esperto meteo. E quindi i concessionari di spiaggia, noi abbiamo sentito quelli di Fano, si stanno preparando per l'arrivo della bella stagione. I primi caldi delle settimane passate hanno preso in contropiede gli operatori balneari che stavano ultimando le operazioni di ripristino delle strutture in funzione dell'apertura ufficiale della stagione estiva 2018. In tutta la provincia ed in altri litorali, per il ripascimento dell'arenile si sono visti convivere i bagnanti in costume, prendere le prime tintarelle con a pochi passi le ruspe che lavoravano per spianare la spiaggia, oppure i bagnini intenti a posizionare la paleria per gli ombrelloni. Una situazione ibrida dove chi più o chi meno però era quasi pronto. Infatti ora basta fare un passaggio lungo i lidi per accorgersi che al 90% ci siamo. Ci sono tutti, anche in Sassonia, tutti tranne uno, i bagni Maurizio. Sì, perché per via del mancato completamento della tanto annunciata scogliere, anche in questa parte di litorale fanese, ovvero dall'anfiteatro Rastatt sino al Dipartimento di Biologia Marina, il mare gli ha mangiato fino ad oggi quasi 20 metri di spiaggia e tre file di ombrelloni. Diversi motivi di questa situazione così penalizzante per la titolare che vede a destra e a sinistra della sua concessione invece i colleghi già avere diverse file di ombrelloni piantati a terra, pronte per i clienti. Lei purtroppo li ha ancora accatastati nel deposito, una situazione demoralizzante che peggiora di anno in anno, ma mentre le concessioni più a sud hanno anche guadagnato metri, lei ne perde sempre di più per il gioco delle correnti che hanno scavato una vera e propria baia davanti ai bagni Maurizio. Una situazione questa però, ci dice la titolare, ampiamente prevedibile da parte di chi doveva provvedere al ripascimento delle spiagge, visti anche i ripetuti e continui allarmi lanciati durante l'inverno, sia da lei che da tutti i concessionari di questo tratto di costa. Purtroppo sì, fino adesso abbiamo aspettato che ci portassero la ghiaia, perché comunque quest'anno la situazione sembra peggiore di quella dell'anno scorso, in quanto la profondità è ancora minore, nonostante che
lo Scalone, che c'era l'anno scorso, quest'anno non si è presentato, così grave, però ci siamo accorti che abbiamo ancora meno metri rispetto all'anno scorso, quindi aspettavamo di vedere quello che si riusciva a fare insieme col Comune per poter appunto posizionare poi un po' meglio gli ombrelloni, vedere, studiare un po' il tutto. Io mi auguro che il Comune, insomma, dopo la fine di questa stagione, anche se in realtà era meglio farla prima, perché comunque avrebbero evitato il problema già una persona e comunque si sarebbero attivati per il prossimo anno e per le altre che rimangono. Comunque sia, speriamo, insomma, ecco, che entro il prossimo anno non si devono più avere questi problemi per nessuno, perché non è giusto. Noi in fin di conti chiediamo solo di lavorare. E ieri un cittadino ha segnalato la carcassa di un delfino sulla riva di una spiaggia pesarese. Vediamo. È stato trovato morto un delfino nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Pesaro. A dare la segnalazione alla Guardia Costiera è stato un privato cittadino che ha ritrovato una carcassa di delfino della specie Tursiope di circa 2,60 m di lunghezza e 110 kg di peso spiaggiato sul litorale pesarese. Sul posto i marinai hanno effettuato gli accertamenti del caso e acquisito le caratteristiche dell'animale marino per l'inserimento nell'apposita banca dati predisposta dal Ministero. Intervenuto in seguito il veterinario dell'Asur Marche, non rilevando problemi di tipo igienico-sanitari, ne ha disposto lo smaltimento in discarica secondo le procedure previste. Ricordiamo inoltre che la segnalazione di animali spiaggiati deve essere indirizzata alla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Zona, anche telefonicamente, al numero 1530, per attivare la catena operativa creata dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero della Salute per il recupero e lo studio sugli animali che spiaggiano sulle nostre coste. Allora, è arrivata una segnalazione poco fa, vi facciamo vedere queste immagini di un ciclista che a Rosciano di Fano, nella discesa dalla località di Magliano, in strada comunale del Giardino, è stato tradito dalla ghiaietta nella strada e quindi è finito a terra. Dovrebbe trattarsi di un ragazzo di Pesaro che è finito in ospedale oggi poco dopo le 14 e, come vedete da queste immagini, il ragazzo è stato poi caricato su un'ambulanza e portato all'ospedale per le medicazioni del caso. Parliamo adesso invece delle opere compensative della 14, perché i residenti di Tombaccia, in quartiere di Fano, che all'epoca, all'inizio di questa progettazione, di queste opere compensative, erano fortemente penalizzati dal tracciato, la situazione è cambiata e oggi, con questo nuovo progetto, tirano un bel sospiro di sollievo. Quello che si prospettava per i residenti dalla parte vicino al cavalcavia verso San Costanzo, nel quartiere della Tombaccia, era il completo isolamento in un triangolo circondati da barriere antirumore, un ghetto praticamente. Ma ora la variante del percorso è stata approvata ed il tracciato originale deviato, togliendo così da una condizione estremamente penalizzante gli abitanti dentro il perimetro interessato. Una battaglia di buonsenso e ragionevolezza portata avanti anche da Don Marco Polverari, anch'esso residente in zona, che ora gioisce per l'accoglimento da parte dell'amministrazione delle loro suppliche. Sì, guardiamo con molta soddisfazione, ecco, la zona. Due anni fa l'abbiamo guardata con preoccupazione, adesso con soddisfazione perché riusciamo in qualche maniera, ecco, a coronare una domanda che sembrava impossibile e siamo riusciti invece a ottenere, ecco, nel tracciato di questa strada, la capacità di saper, ecco, verificare sul posto il tracciato, insomma, ecco, nel suo insieme, e sono state apportate quelle modifiche che nel bene comune fanno meno danni possibile ai singoli. Avete avuto anche una buona parte d'ascolto. Ecco, col sopraggiungere della nuova amministrazione in forza, ecco, di questo esposto, quando già, ecco, i lavori erano nella fase esecutiva, perché noi avevamo già avuto gli espropri, ecco, questa amministrazione ha avuto il coraggio di guardare con responsabilità, e questo ci tengo a dirlo, l'itinerario di questa strada, il coraggio e l'autorità, ecco, di dire: è il mio territorio, voglio il bene ma facendo il meno male possibile, e così è stato fatto.
Un risultato, quello dei residenti della Tombaccia, raggiunto non solo per via delle opposizioni che in Consiglio Comunale hanno giocato le loro carte, ma anche e soprattutto per la tenacia dei residenti e, ci dicono loro stessi, per la disponibilità dell'assessorato ai lavori pubblici all'ascolto e al confronto. Fino dal primo momento che si è insediata questa giunta sono stati interpellati da noi residenti, ci hanno subito ascoltato senza fare grandi promesse o illuderci di qualcosa che poi, dicendoci che non era facile perché già era tutto definito, tutto appaltato, tutto approvato, quindi non era facile, però ci avrebbero provato e quindi siamo qui per controbattere le dichiarazioni dei 5 Stelle dove dicevano che abbiamo ricevuto porte in faccia, non siamo stati ascoltati, questo mi sembra che sia troppo nei confronti di questa amministrazione. Al Festival del Gelato di Pesaro è stato presentato un nuovo gusto, il gelato al bianchello d'autore. Un gusto freschissimo e dissetante, capace di soddisfare sia chi è alla ricerca di un gelato gastronomico, sia gli amanti delle eccellenze del territorio. Nasce il gelato al bianchello d'autore, l'inconsueto quanto goloso prodotto di alta qualità made in Marche, presentato venerdì 18 maggio al Festival del Gelato Artigianale di Pesaro dai migliori professionisti del settore. A prendersi in carico ricerca, sperimentazione e assaggio del gelato al bianchello d'autore sono stati 9 gelatieri provenienti da tutto lo Stivale che hanno cercato il connubio vincente tra l'alimento re dell'estate ed una bevanda che notoriamente va a scontrarsi con le temperature troppo fredde. A trovare il giusto equilibrio è stata l'unica donna partecipante alla sfida, Laura Poloni, di 32 anni, della gelateria Artico di Milano, che ha presentato un gelato alla crema con bianchello del Metauro e pesche. L'iniziativa è promossa dai 9 produttori di bianchello del Metauro DOC che hanno aderito al progetto Bianchello d'Autore, sostenuto dall'Istituto Marchigiano Tutela Vini. La DOC Bianchello del Metauro nel 2019 compirà i suoi primi 50 anni di vita nel panorama enologico mondiale. Beh, bisognerà assaggiarlo allora. Adesso invece una breve di sport, perché parliamo di gemellaggio all'insegna delle bocce, dello sport e dell'amicizia tra la gloriosa bocciofila Montara Carra di Porto Mantovano in provincia di Mantova e la polisportiva La Combattente di Fano che ha organizzato la trasferta con l'obiettivo di coniugare l'aspetto sportivo a quello turistico-culturale. Nella giornata di sabato scorso la delegazione fanese ha partecipato ad un tour guidato alla scoperta delle bellezze culturali di Mantova, mentre la visita dei mantovani alla città di Fano, la città della fortuna, sarà ricambiato il prossimo anno. Spazio ovviamente anche allo sport con il torneo di bocce, con formazioni miste nel segno dell'amicizia. Allora, tra poco, al termine di questo telegiornale, andrà in onda una nuova puntata di Viaggio nella memoria, alcuni frammenti della città di Fano, dei personaggi di Fano, alcuni purtroppo non ci sono più, e poi in cucina con lo chef una nuova puntata di Guarda chi c'è, cui seguirà uno speciale dedicato al torneo del CSI sulla finale di calcio a 8. Quello che avete appena visto invece era il nostro numero di telefono per mettervi in contatto con la nostra redazione. Noi ci vediamo domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.